Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Scopriamo subito gli argomenti che andremo ad affrontare all'interno di questa puntata. Sostegno allo sviluppo socio-economico delle aree insulari. Agricoltura, mozione contro l'utilizzo dei glifosati. Maggio musicale fiorentino, approvato atto di Fratelli d'Italia. Presentato a Palazzo del Pegaso il romanzo La regina della notte. Garantire lo sviluppo socio-economico delle aree insulari della Toscana, nello specifico Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Giannutri e Gorgona. È l'obiettivo della proposta di risoluzione avanzata dalla Commissione per la valorizzazione delle aree interne e approvata dal Consiglio regionale. L'atto prevede la costituzione di una consulta delle isole minori dedicata ai temi dell'insularità, della continuità territoriale e dell'integrazione dei servizi. In Commissione aree interne abbiamo voluto approfondire a confronto con i comuni e con i sindaci il tema delle isole dell'arcipelago toscano, che sono un patrimonio straordinario per la nostra regione e dove ovviamente i 33.000 toscani che lì risiedono, però ovviamente pongono una serie di temi che vanno al di là dell'afflusso della stagionalità turistica. Il governo ha ricompreso questi territori all'interno della strategia nazionale aree interne e questa è sicuramente una buona notizia, perché permetterà di aumentare gli investimenti sulla sanità. In particolare c'è il tema dell'emergenza-urgenza, ma noi abbiamo posto anche il fatto che una misura che il governo ha fatto per quanto riguarda la premialità per i medici che vanno a lavorare nelle zone montane venga estesa ad esempio anche alle isole, così come per gli insegnanti. Altra questione è il tema della continuità territoriale, i trasporti. La Regione Toscana ha finanziato negli anni sia il trasporto su mare che poi gli interventi sulla parte aeroportuale. Chiaramente è fondamentale, visto che scadranno poi le convenzioni, lavorare assieme ai comuni per migliorare ancora di più questi servizi. L'altro tema che ci hanno posto i comuni e che abbiamo accolto è anche quello di avere un luogo permanente in cui questi territori si confrontano anche assieme ai comuni portuali su tutti i problemi e le questioni delle isole minori. PNRR, fondi strutturali, il fatto che le isole siano all'interno delle aree interne darà la possibilità, anche in virtù del lavoro che abbiamo fatto in regione, di riservare una quantità maggiore di risorse per le imprese e per i comuni ubicati in questi territori. Questa proposta di risoluzione ha avuto un lungo iter in commissione. Da febbraio che ci lavoriamo, abbiamo audito tutti i sindaci dei vari comuni, delle isole, e alla fine siamo arrivati a scrivere questa proposta. Noi come Lega siamo abbastanza soddisfatti, perché sono stati nella impegnativa sono stati presi tanti punti che noi avevamo proposto, perché le isole sono aree interne, sono diverse dalle aree interne, hanno problematiche diverse ovviamente, perché, e fra l'altro le nostre isole sono anche molto boscate e poco agricole, e hanno il problema del flusso turistico in un certo periodo, che è il periodo estivo. I problemi sono ovviamente di sanità, di scuola, di infrastrutture, di acqua, di rifiuti, tantissimi. Quindi si cerca di arrivare ad avere qualcosa di vantaggio che dia per gli insegnanti, ma anche per i medici, che dia la possibilità di attrarre un po' di più sulle isole, perché alle stesse condizioni che sulla terraferma non ci vengono. E poi una mobilità ovviamente che riguarda sia le navi che gli aerei, e infine il discorso ambientale, che forse è il più importante di tutti, perché c'è un'erosione costiera abbastanza importante, c'è il discorso dei rifiuti, c'è il discorso dell'approvvigionamento dell'acqua e poi in generale anche, devo dire, il discorso degli ungulati. Quindi i problemi sono tantissimi. Noi come Commissione abbiamo dato delle linee guida alla Giunta e speriamo anche con questa introduzione nelle aree interne, con il discorso Io resto al Sud, che è stato fatto per le isole minori anche della Toscana,
si possa veramente arrivare a cose concrete. Sì, una proposta di risoluzione rispetto alla quale noi pensiamo che manchino due passaggi fondamentali. Premesso che l'arcipelago toscano è a nostro giudizio l'arcipelago più bello del Mediterraneo, ma l'arcipelago toscano è soffocato tra parco e amministrazione carceraria. Quindi noi riteniamo che la Regione Toscana, il Consiglio regionale, se vuole valorizzare e fare un progetto complesso e complessivo sull'arcipelago toscano, non possa evitare di fare una riflessione sulla presenza del parco dell'arcipelago toscano e dell'amministrazione carceraria, che di fatto per una cinquantina di detenuti vieta l'accesso a tutti gli altri su due isole meravigliose quale Pianosa e Gorgona. Il caso delle presunte spese di rappresentanza sostenute dal sovrintendente del Maggio Musicale fiorentino Alexander Pereira, sul quale la procura ha aperto un fascicolo esplorativo e per le quali lo stesso Pereira si è difeso definendole necessarie, arriva anche in Consiglio regionale con un atto di indirizzo di Fratelli d'Italia. Io ringrazio di cuore il Consiglio regionale della Toscana e ringrazio principalmente il governatore Gianni, che ha dimostrato oggi, ma non solo oggi, da quando è uscita la notizia, mantenendo un atteggiamento sobrio e al tempo stesso serio, ha dimostrato anche con il voto di oggi in aula, è stato approvato l'ordine del giorno dei Fratelli d'Italia che chiedeva di proseguire alla Fondazione Maggio Musicale nell'analisi delle spese imputate al sovrintendente Pereira, nonostante vi siano già aperte due inchieste, una da parte della Corte dei Conti, una da parte della Procura della Repubblica, di proseguire nell'indagine di queste spese. E negli ultimi giorni è successa una cosa estremamente singolare che pone la questione Pereira un po' a cavallo tra una questione amministrativa e una questione politica. Noi abbiamo visto il sindaco di Firenze parlare di difesa a spada tratta del sovrintendente, accusando l'opposizione, cioè noi, di aver fatto un attacco politico alla città. Io non so il sindaco Nardella che idea abbia, che concetto abbia di città. L'opposizione è parte integrante del tessuto di questa città. Noi siamo fiorentini, viviamo in questa città e rivendichiamo il diritto di attaccare chiunque abbia un comportamento secondo noi non consono, non la città di Firenze, che ha un comportamento non consono. Di contro il governatore Gianni oggi ha parlato in maniera responsabile, dicevo, in maniera seria, ha detto di aver apprezzato l'atteggiamento di Pereira fino ad oggi nel procurare nuovi sponsor, nel gestire il Teatro del Maggio, ma al tempo stesso ha parlato di spese apparentemente inopportune e ha votato, perché anche lui è un consigliere regionale, ha votato l'ordine del giorno dei Fratelli d'Italia. Sì, abbiamo approvato all'unanimità una mozione, maggioranza opposizione. Indubbiamente è un campanello d'allarme quello che è venuto fuori nella prima verifica di quello che erano le spese di rappresentanza usate dal sovrintendente Pereira, però dobbiamo dargli anche l'opportunità di chiarirle, cosa che lui farà davanti a coloro che hanno aperto dei procedimenti. Mi riferisco ad esempio alla Corte dei Conti, mi riferisco al Comune di Firenze che lo ha già udito nella Commissione Cultura. Sono convinto che un'istituzione più così prestigiosa deve essere agli occhi della cronaca per la buona musica e i risultati che ottiene, e finora è stato così, quindi diamo anche un'indicazione di sobrietà nell'uso delle spese di rappresentanza al sovrintendente Pereira, ma diciamo anche che da un punto di vista della sostanza per cui lui è stato chiamato a svolgere il sovrintendente, finora ha dato un buon profilo, una bella immagine al Maggio. Sostituire i glifosati e altri diserbanti nocivi con il cippatino, prodotto formato dal legno ridotto in scaglie, è quanto chiede una mozione presentata a Palazzo del Pegaso, come spiega la presidente della Commissione Agricoltura, Ilaria Bugetti. Innanzitutto mi preme ribadire che il Consiglio e la Regione Toscana si era già espressa in passato all'unanimità, peraltro in più occasioni, contro l'utilizzo del glifosato. Quindi la direzione che ha preso la Regione Toscana nella sostenibilità, nel diritto alla salute, nel garantire un'agricoltura che fosse rispettosa dell'ambiente, prima di tutto per l'uomo, rimane quella. Le indiscrezioni che abbiamo avuto in questi giorni dalla Commissione europea che si occupa delle analisi chimiche in questo momento non ci sposta, perché la nostra decisione è stata molto chiara e quella che è la nostra volontà come Regione Toscana è quella di continuare su una sostenibilità e su una cura del nostro territorio che parta sia dall'agricoltura e dai prodotti sani, ma prima di tutto dal tutelare l'uomo. Quindi noi rimaniamo fermi
su quello che abbiamo espresso in passato e su cui vorremmo continuare, anche perché non è certo, ci sono delle indiscrezioni e non abbiamo ancora la certezza che non sia dannoso per l'uomo, e quindi è bene essere molto prudenti. Una prima considerazione ci fa vedere che si tratta di una sostanza che è stata dichiarata lesiva per gli occhi e tossica per la lunga durata per gli organismi acquatici, e tuttora nessuno ha smentito questo passaggio. Un ente di ricerca europeo contro il cancro ha dichiarato che molto probabilmente questa sostanza è cancerogena. Adesso arriva un parere che differisce in qualche modo. Io credo che sia necessario a questo punto un approfondimento fatto da un organismo terzo con criteri certi che aiutino a stabilire la reale portata dei danni che provoca il glifosato, che in ogni caso esistono al netto del fatto che sia cancerogeno o meno. E ricordo che la Regione Toscana ha investito e sta investendo ancora moltissimo nell'agricoltura biologica e nella tutela dell'ambiente, e che in un'ottica che è quella che ci sta richiedendo anche l'Unione Europea, cioè di transizione ecologica, sostenibilità ambientale e possibilmente utilizzo minore possibile di pesticidi, fitosanitari e quant'altro, in un'ottica di un ambiente più salutare per la salute umana e ambientale, e l'idea di continuare a utilizzare il glifosato nel 2022 è in ogni caso contrario a tutti i principi che in questo momento stanno guidando le politiche nazionali, internazionali e anche quelle della Regione Toscana. Noi ci siamo espressi con atti già nella scorsa legislatura e continueremo a farlo perché l'Unione Europea continui a mantenere questo assetto. Si intitola La Regina della Notte ed è il volume scritto da Francesco Pasqualetti, direttore d'orchestra pisano, che dopo la laurea in filosofia ha studiato pianoforte e composizione in Italia, perfezionandosi in direzione d'orchestra all'Accademia Chigiana di Siena e alla Royal Academy of Music di Londra. Il romanzo, edito da Rizzoli, è stato presentato in Consiglio regionale. Un libro incredibile dove la storia della Toscana svolge un ruolo molto importante. Da alcune ricerche storiche, in parte inedite, pare ci sia un collegamento fra la morte di Mozart, avvenuta a Vienna, e la morte di Leopoldo II, che altri non è il nostro Pietro Leopoldo di Toscana, avvenuta in un momento in cui l'imperatore stava tentando di liberare sua sorella, Maria Antonietta. Un ciclo di morti inspiegabili, legate da un filo conduttore che riporta all'attualità. In quel mese del 1792 la Polonia dell'epoca voleva occidentalizzarsi, aveva varato la più moderna Costituzione europea e la Russia non lo permise e la invase. Tutto questo poteva avvenire anche a causa di queste morti. Una storia tra musica e diplomazia che ha un richiamo con l'oggi incredibile. Il maestro direttore d'orchestra Francesco Pasqualetti, neoscrittore, riesce a ricomporre documenti originali dell'epoca per introdurre un'ipotesi storiografica nuova e assolutamente romanzesca. Quindi è un romanzo in cui tutti i personaggi sono personaggi storici, realmente esistiti, tutti i fatti raccontati sono fatti realmente accaduti, e tuttavia io qui non dirò la trama, perché nella trama c'è un colpo di scena. È un giallo, è un thriller, si legge volendo anche tutto di un colpo, o lo si può leggere con calma perché è scritto molto bene, con capitoli, e i personaggi sono dei personaggi giganteschi: Leopoldo di Toscana, Mozart, e personaggi minori ma non così minori come il maestro Cimarosa o il conte Razumovsky, e poi c'è lei, la protagonista, la zarina, Ekaterina II. Francesco Pasqualetti per me è prima di tutto un amico che ho scoperto non solo essere un grande direttore d'orchestra, ma anche un grande scrittore, che con modernità è riuscito a raccontare pezzi di storia fondamentali per la nostra regione. Dicevo prima a Francesco che leggendo queste pagine, che si leggono velocemente, si trova tutta la sua maestria nel tenere insieme voci differenti. Ci sono tanti personaggi e a ognuno di quei personaggi viene data centralità, centralità che poi attraverso più voci diventa polifonia. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito, Cronache e Commenti torna la prossima settimana.